Tre casi di coronavirus ad Abbiategrasso, due dei quali con ricovero all'ospedale di Legnano. A darne comunicazione il primo cittadino, Cesare Nai, invitando la cittadinanza ad attenersi alle norme sancite dal decreto ministeriale. Siamo stati informati dalle autorità sanitarie che tre cittadini residenti in Abbiategrasso sono risultati affetti da coronavirus. Due di loro sono attualmente ricoverati presso l'ospedale di Legnano nel reparto di malattie infettive e fortunatamente non sono assolutamente in gravi condizioni e auguriamo naturalmente a loro una pronta guarigione. Per quanto riguarda la terza persona attendiamo delle informazioni. Chiedo a tutti naturalmente di osservare in questi giorni, in queste settimane, i protocolli che vengono indicati dal decreto ministeriale, quindi una prudenza nei comportamenti individuali e attenersi scrupolosamente a quanto indicato. E sempre all'ospedale di Legnano sembra sia stata portata la paziente risultata positiva al coronavirus dopo il tampone effettuato all'ospedale Fornaroli di Magenta. La notizia ha cominciato a circolare già nel pomeriggio di ieri. Queste le parole della sindaca Chiara Calati. Il bollettino ATS diffonde i casi di positività di coronavirus per singoli comuni e il bollettino ATS di questo pomeriggio dice che su Magenta non c'è nessun caso di coronavirus, perciò bisogna distinguere quelli che sono i casi di positività rilevati all'interno degli ospedali, quindi anche al Fornaroli, che poi seguono tutti quanti i loro protocolli che però vengono gestiti e seguiti dalla SST Ovest di Milano e da tutto insomma le SST e i vari ospedali, da quelli che sono invece i casi di contagio di positività sul territorio che vengono confermati ai comuni direttamente dal bollettino di ATS, per cui di nuovo confermo che non c'è nessun caso su Magenta. E rimanendo nel territorio del Magentino, un caso confermato a Santo Stefano Ticino. Ad annunciarlo il primo cittadino, comunicando che si tratta di una persona già affetta da altre patologie, invitando i cittadini ad attenersi alle regole sanitarie.